Nella sede del Liceo Artistico Mengaroni di Pesaro, con il contributo della Fondazione Scavolini, è stata inaugurata la mostra dei musei Mame e Tame, dedicata ai metalli e ai tessuti artistici del Mengaroni, che andranno così ad incrementare il già esistente Museo Came, che riguarda invece le ceramiche. Noi abbiamo coordinato il progetto per quanto riguarda la sezione di tessitura, essendo appunto due ex alunne di questa sezione. Abbiamo frequentato questa scuola negli anni 80 e quindi ci teniamo molto a questa iniziativa che ha portato a conclusione un percorso che è iniziato nel 2018 con il primo museo che espone le ceramiche dell'istituto. E a completamento oggi si conclude questo percorso con la sezione di metalli e la sezione di tessitura. Tre sezioni che oggi al liceo artistico non ci sono più, ma che è bene valorizzare per far conoscere alle nuove generazioni quello che è stato fatto nel passato. Questo museo, per quanto riguarda la tessitura, ha riportato alla luce quindi elaborati di quegli anni, quindi ci sono opere realizzate a telaio, opere realizzate con la tecnica del batik, opere anche realizzate con la stampa serigrafica e con il macramè. Alcune delle opere esposte hanno partecipato a dei concorsi a livello nazionale ottenendo dei riconoscimenti e quindi è possibile ammirare degli arazzi, dei tessuti, insomma, di vario genere che hanno un alto valore artistico. Parliamo dello scopo di questo museo, è quello di tralasciare documenti importanti, quindi tutti i lavori eseguiti negli anni. Dagli anni 60, come abbiamo già parlato in conferenza, fino agli anni 80, con i lavori più interessanti. Poi, fino agli anni 90, la sezione ha continuato a lavorare, ma avendo un momento di decadimento, come posso dire. Quindi noi oggi ci terremo molto a rivalutare questa sezione, perché al di là del discorso che la tessitura non è solo per arte del tessuto, ma è molto importante nel settore della moda, soprattutto oggi, dove l'artigianato cioè, sta diventando di grande valore. Quindi noi abbiamo voluto esporre interessanti pezzi che hanno a che fare anche con la moda attuale o di tutto quello che riguarda il moderno, la sperimentazione, che già in quegli anni noi avevamo avuto l'opportunità di far vedere, di sperimentare con le varie tecniche e le insegnanti eccezionali che abbiamo avuto, perché grazie a loro siamo riusciti ad ottenere quello che è il risultato di questo museo. Una scuola fantastica che ha dato tanto anche alla città, perché sono nate tante attività, imprese creative di vario genere e per cui siamo qui oggi a ridare parte di quello che abbiamo ricevuto, facendo vedere alla città quanto potenziale c'è e quanto potenziale potrebbe essere rifatto nascere da questa sezione adesso soppresse, ma che il mercato ci sta chiedendo formazioni in questo senso. Cercheremo di formare, di creare dei corsi di formazione post-diploma.